Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca. Questa notte è stato fatto saltare in aria un bancomat in un'area di servizio della Val Tiberina. Ci dice tutto Chiara Sadotti. Ci hanno chiamato verso le 4 che praticamente era suonato l'allarme. Siamo intervenuti, siamo in disuso sul posto e praticamente abbiamo trovato tutto il piazzale devastato, una grossa deflagrazione, probabilmente è stato usato dell'esplosivo. È stato fatto esplodere nella notte con la tecnica della marmotta uno sportello, bancomat, Sansepolcro. I ladri poi sono riusciti a darsi alla fuga con un bottino ancora da quantificare. È successo attorno alle 3 di notte lungo la via Senese e Aretina all'interno di una stazione di servizio. Abbiamo ripristinato un po' il luogo il meglio possibile, ora le attività di base sono ripartite. L'ATM era stato caricato la scorsa settimana e l'utilizzo di questi giorni potrebbe averne ridotto notevolmente la somma contenuta. I banditi hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della marmotta, che consiste nel praticare un foro nell'apparecchiatura e nell'inserirvi l'ordigno per poi attendere l'esplosione. Una volta scardinato il dispositivo e raccolte le banconote, i ladri si sono dileguati nella notte. Nessuna persona è rimasta coinvolta, l'esplosione però ha creato ingenti danni ai locali interni dove si trovava l'apparecchiatura, senza compromettere la struttura del fabbricato. Ci sono dei danni agli infissi, soprattutto impianto elettrico, cartongesso, murature che sono letteralmente esplose dall'interno, quindi per fortuna, ripeto, insomma, non ha preso fuoco nulla, ecco, perché c'era anche quel rischio. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Sansepolcro. Al vaglio degli inquirenti adesso le immagini del sistema di videosorveglianza privato ed urbano. Controlli a tappeto da parte di numerose pattuglie della Polizia Stradale di Arezzo nell'ultimo fine settimana per verificare il consumo di droga e di alcol, soprattutto di chi si mette alla guida. 82 le persone controllate, 54 di esse erano appunto alla guida di un mezzo e così sono state sottoposte alla verifica proprio delle loro condizioni psicofisiche. 5 i ragazzi, tutti di età compresa fra i 24 e i 30 anni, a cui sono state ritirate le patenti perché trovate alla guida dopo aver assunto quantità eccessive di sostanze alcoliche. Uno di loro aveva assunto anche droga. A parte questo caso, i controlli hanno evidenziato come i giovani invece sotto i 24 anni siano risultati molto più disciplinati rispetto ad altre fasce di età. Tutt'altro che disciplinati invece i tifosi della Ternana e anche dell'Arezzo, che si sono scontrati ieri prima appunto di Arezzo-Ternana. A volto coperto da felpe e mascherine si sono affrontati con il lancio di fumogeni, petardi e bandiere usate come spranghe. Un violento scontro tra tifosi della Ternana e dell'Arezzo prima della partita disputata al Comunale Città di Arezzo e vinta per 2-1 dai rossoveri. I tifosi ternani sono arrivati in città con 10 minivan, hanno eluso il dispositivo di sicurezza messo a punto da prefettura, comune e forze dell'ordine per accompagnare in sicurezza i sostenitori in città. Arrivati in via Benedetto da Maiano, il contatto tra le tifoserie, non è escluso che si siano dati appuntamento. Uno scontro immortalato in un video circolato poi sui social. Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine i tifosi si erano già allontanati. Adesso gli agenti della Polizia di Stato e della Digos, guidati dal dirigente Marco Nottebella, stanno analizzando minuziosamente i filmati. Nelle prossime ore potrebbero già scattare le denunce a seguito delle prime identificazioni. È l'architetto Fabrizio Baglioni il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo. Da oggi subentra Roberto Bonfiglio, che dopo aver coordinato il comando aretino si occuperà di quello grossetano. Baglioni ha precedentemente ricoperto ruoli come funzionario presso il comando di Perugia, presso la direzione regionale Vigili del Fuoco dell'Umbria e presso la direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, e quello anche di vicario presso il comando di Massa Carrara. È stato un inizio di settimana ancora una volta complicato per i pendolari un po' di tutta la Toscana, ma in particolar modo per quelli aretini e fiorentini del Valdarno, perché la mattinata è stata scandita da problemi che si sono registrati sia per la tratta dell'alta velocità che per i treni locali e regionali. Molti ritardi e le cancellazioni.
Il 9 ottobre è fissata, come sappiamo, la data per il nuovo incontro appunto tra la Regione Toscana, RFI, i sindaci del Valdarno e dell'area fiorentina, a cui parteciperanno anche i comitati dei pendolari. È stato vandalizzato nelle scorse ore il defibrillatore della Misericordia di Arezzo. Rientra in quel quadro purtroppo della incapacità molto probabilmente dei giovani di capire quello che è il significato di essere umani e di stare insieme, ed è quello che vediamo ogni tanto quando ci hanno rotto i vetri dell'ambulanza o gli specchietti, creando dei danni economici oltre che di blocco delle macchine. È un appello al buon senso pubblico perché gesti del genere non si ripetano più, quello che arriva dalla Misericordia di Arezzo. Nel fine settimana è stato infatti vandalizzato il defibrillatore che si trova fuori dall'ingresso della sede di via Garibaldi. È stato infranto il vetro di protezione dello strumento e messa fuori uso l'apparecchiatura al suo interno. Naturalmente la Misericordia sta già operando per un suo immediato ripristino. Intanto noi mettiamo il DAI qui dentro la Misericordia, ne abbiamo uno, così dovesse succedere qualche cosa è disponibile ovviamente. Poi io dovrò rimandare lo strumento a ricertificare, perché ho provato a vedere, sicuramente alcune cose funzionano ma non sono sicuro ovviamente che funzioni bene. Poi devo rimettere la colonnina a norma perché possa essere utilizzata. E per fortuna, per un esempio decisamente negativo, ce ne sono invece decine molto positive. Sono gli studenti di San Giovanni Valdarno, dall'infanzia alle materne, dalle elementari alle medie fino alle superiori, che oggi si sono dati appuntamento per il Defibrillation Day in occasione della giornata mondiale del cuore. La centrale operativa del 118, assieme al comune, al centro etrusco e ad altre associazioni del territorio, hanno mostrato le manovre salvavita in maniera del tutto gratuita. I cittadini poi che hanno partecipato all'iniziativa hanno anche potuto effettuare un elettrocardiogramma che è stato poi insomma refertato, e quindi un controllo importante per la salute del cuore. Siamo alla politica. Ieri sera si sono chiuse le urne, dunque è stato delineato il nuovo consiglio provinciale di Arezzo. Sono in corso ad Arezzo le elezioni per rinnovare il Consiglio provinciale, elezioni cosiddette di secondo livello. Il corpo elettorale non è rappresentato dai cittadini ma dagli eletti. Possono votare soltanto i consiglieri comunali e i sindaci dei singoli comuni. Complessivamente per la provincia di Arezzo votano 488 persone, hanno diritto al voto. E stamattina dalle 8 alle 20 è aperto il seggio elettorale e dalla provincia vengono a votare le proprie liste. Oggi si vota in quasi tutta la Toscana. A Lucca e a Siena si vota anche per eleggere il presidente della provincia. Ad Arezzo, Livorno, Pisa e Prato solo per il rinnovo del consiglio provinciale. Quelli di Grosseto, Massa Carrara e Pistoia si erano rinnovati nel marzo scorso. Dopo la riforma del Rio, le province hanno perso gran parte delle loro competenze. Hanno però mantenuto una delle più importanti, l'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica, una parte delle infrastrutture viarie, più alcune partecipazioni importanti, quindi le scelte che fa questo ente di secondo livello hanno un grande impatto nei confronti dei cittadini, e quindi è giusto che venga amministrata con attenzione, e questo momento che oggi viviamo, un momento di democrazia, è un momento particolarmente importante. Un ruolo, quello delle province, che il governo Meloni potrebbe ripristinare. Si pensa anche a tornare all'elezione diretta da parte dei cittadini. Un ente che è vicino alle persone, alle scuole, alle strade, e che è utile che ci sia e che operi in maniera efficiente. La Del Rio è stata una disgrazia che ha soltanto causato tanti problemi ai territori nella gestione delle scuole e delle strade. La crisi in Medio Oriente ha determinato la cancellazione del pellegrinaggio che avrebbe dovuto portare una delegazione di 10 frati francescani in Terra Santa per portare le reliquie di San Francesco dalla Verna alle comunità cristiane di Gerusalemme e Betlemme. I voli sono stati cancellati, la delegazione all'interno della quale sarebbero stati presenti anche due frati della Verna aveva il volo in partenza per Tel Aviv proprio questa mattina, ma la compagnia ITA ha formalizzato appunto la cancellazione dei voli per la città israeliana.
È stato Arezzo il baricentro di un importante progetto che ha trattato il tema dell'inclusione nel mondo del lavoro. Se siamo riusciti a realizzare tutto questo è grazie ai fondi della Comunità Europea e del programma Erasmus, che non solo fa viaggiare le persone ma dà anche la possibilità di realizzare dei programmi formativi e anche degli internship, soprattutto per persone che difficilmente riuscirebbero a trovare delle occasioni di lavoro e di ingresso nel mondo del lavoro senza dei finanziamenti. Acquisire fiducia in se stessi e nelle proprie capacità per essere pronti ad entrare nel mondo del lavoro. Questo è il fine più alto di Diversity at Work, il progetto finanziato da Erasmus Plus per supportare l'ingresso di ragazzi diversamente abili nel mondo del lavoro. Dando questa volontà di autonomia, cercando di svegliare in loro questa volontà di stare insieme, e io credo che questo sia al 100% una realizzazione concreta e magnifica. Un anno di impegno dal 1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024, in cui sono stati portati avanti 10 tirocini formativi in Italia e 10 in Polonia. We were training 10 persons and from these 10 persons, 8 of them get a job after the interview. Abbiamo formato 10 persone e 8 di loro hanno già trovato un lavoro. Penso che troveranno lavoro anche le altre due, perché non sono state le aziende a non volerli assumere, ma il nostro impegno è convincerli a volere un lavoro. Quindi la cosa più importante è mantenere una mente aperta, non solo la loro, ma anche la nostra. Quattro i partner provenienti da 3 paesi europei, Italia, Spagna e Polonia, 2 fondazioni specializzate nell'inserimento lavorativo di persone con disabilità cognitiva, Fondazione Mona Lisa per l'Italia e Fundazia CEL per la Polonia, e 2 agenzie formative, Skill Up per l'Italia e Neo Talent Way per la Spagna. Quando le persone con disabilità sono entrate a lavorare, con il supporto dei tutor aziendali, ci siamo accorti dell'importanza di questo progetto. Per loro ha significato acquisire fiducia in se stessi e così sono stati spinti a fare qualcosa che loro stessi non pensavano di riuscire a fare. Questo è un progetto europeo che vede in Arezzo il suo baricentro, in Fondazione Mona Lisa il punto di sviluppo proprio di questa capacità di tenere insieme mondi diversi secondo un'idea però unica di comunità, cioè dove ognuno può mettere il proprio talento, quale che sia, a disposizione di tutti. L'idea è proprio quello di fare uno scambio di buone pratiche, di esperienze, di ciò che viene fatto ad Arezzo rispetto a ciò che viene fatto in Polonia e in Spagna. E questa quindi condivisione porta del valore aggiunto all'intero progetto. Sentivamo i ragazzi che volevano continuare, ecco, questo percorso si può proseguire? Sì, infatti l'intenzione è proprio di proseguire e l'idea è quella, parlando anche con le famiglie che hanno apprezzato il tempo che i loro figli hanno passato giustamente all'interno della Fondazione Mona Lisa piuttosto che la Fondazione Polacca, è di proseguire appunto nel tempo, sì, perché ora vediamo che hanno acquisito fiducia in loro stessi e si sentono, diciamo, nella loro comfort zone e quindi il percorso di empowerment sicuramente può essere ancora più importante. Una buona notizia per il Cinema Eden di Arezzo, ad ormai 2 anni dalla campagna non ci resta che piangere, proprio per raccogliere fondi ed evitare la chiusura della sala, della storica sala cinematografica di Arezzo, si può cantare vittoria. Entusiasta Massimo Ferri, presidente di Officine della Cultura, appunto a quasi 2 anni di distanza siamo fieri di mettere la parola fine, anzi lieto fine, ad un momento storico di grande difficoltà per il Cinema Eden, un momento in cui sembrava non esserci futuro e invece, per merito del sostegno di tanti cittadini di Arezzo, ma non solo, 422 per la precisione, ha mostrato a tutti noi quanto il lavoro fatto in questi anni sia stato importante, insieme al valore appunto di una sala che ha fatto da cornice alla storia culturale della città di Arezzo. E ancora cultura con il successo del concerto che è stato ospitato a San Domenico di Oida. Quasi 200 elementi tra cori ed orchestra. Nella chiesa di San Domenico ad Arezzo, il concerto Symphonic Adiamus, composizione musicale scritta dal musicista gallese Carl Jenkins.
La serata, sostenuta dalla Fondazione Guido d'Arezzo, ha avuto come protagonista Oida, l'Orchestra Instabile di Arezzo. Assieme a loro alcuni ragazzi del liceo musicale Francesco Petrarca, il coro giovanile toscano, il coro Scuola Cantorum Anton Maria Abbatini, il coro giovanile Effetti Sonori, la corale poliziana e l'insieme vocale Orofonia. La composizione musicale scritta da Jenkins fa parte di un progetto volto a proporre musica moderna utilizzando strumenti di musica classica e vede la partecipazione di numerosi cori per riprodurre l'effetto tribale voluto dal compositore. L'opera presenta infatti influenze musicali e suggestioni provenienti da paesi lontani. È stato l'assessore allo sport Federico Scapecchi, il vicecomandante della Polizia Municipale, Mario Mazzi dell'Associazione Motociclistica Aretina, assieme anche alle Forze dell'Ordine e tante altre associazioni del territorio, a presentare questa mattina Usa la Testa, la giornata dedicata ai ragazzi delle terze classi delle scuole medie per sensibilizzarli proprio sul tema della sicurezza stradale. Piazza della Libertà, Piazza Duomo e Via Ricasoli, il prossimo 3 di ottobre dalle 8.30 alle 12.30 diventeranno un circuito adatto proprio a trasmettere le regole da seguire per strada. Sarà simulato anche un incidente stradale. E siamo allo sport, partiamo dall'Arezzo. Come sappiamo non è finita bene contro la Ternana, e allora sentiamo mister Troise. Ci deve essere tra virgolette incazzatura, passatemi il termine, in quelli che sono stati dei dettagli che hanno cambiato un po' l'inerzia, ma il risultato finale, perché da concedere a una squadra molto forte, a cui facciamo i complimenti perché comunque veramente è una squadra forte, concedere dal calcio d'inizio il primo gol e dopo pochi minuti anche da un calcio d'angolo nostro, chiaramente poi diventa difficile. Quindi ci dobbiamo portare a casa la consapevolezza, e se vogliamo giocare queste partite, ci auguriamo di giocarne tante in termini di alta classifica, in termini di ambizione, diventa fondamentale questo aspetto. Poi allo stesso tempo l'altra consapevolezza che dobbiamo avere è che questa squadra anche oggi ha dimostrato che è in crescita, ha un grande potenziale in termini di rosa, in termini di organizzazione, in termini delle due fasi, perché comunque poi è mancato veramente poco riprendere un risultato che poteva essere compromesso dopo un quarto d'ora. Quindi, ripeto, la strada è questa qui, ma allo stesso tempo da martedì dobbiamo ritornare consapevoli che se vogliamo giocare queste gare dobbiamo curare il dettaglio. A fronte c'è una squadra formata da Cianci, da Cicerelli, quindi è impensabile anche sotto l'aspetto difensivo. Squadra che gioca molto bene, bravo l'allenatore, quindi è impensabile comunque non concedere nulla. No. Quindi metti in preventivo che qualche difficoltà la puoi avere, però ecco, ripeto, la cosa che fa tra virgolette rabbia è subire quei due gol così, perché poi tutto sommato, nonostante hanno trovato qualche trama di gioco importante nel primo tempo, ne ricordo una in particolar modo, però poi tutto sommato non ci sono state occasioni, che ricordo. Poi è chiaro che l'inerzia del risultato ti porta un pochino a fare di più la partita e la Ternana magari ad aspettare il momento buono. Però ribadisco, secondo me poi la chiave, la lettura sta in quell'aspetto lì. Per quanto riguarda le nostre capacità, le nostre potenzialità, il nostro margine di miglioramento, credo che si è visto anche stasera, oggi pomeriggio, e quindi quella è la strada da percorrere, ma allo stesso tempo, ripeto, ci deve servire da grande lezione. Una domenica nera per i colori amaranto anche per quello che riguarda l'Arezzo calcio femminile, tornata sconfitta dalla trasferta di Bologna. Brutta battuta d'arresto per l'Arezzo calcio femminile, travolto a Bologna. Il match contro le rosseblu in testa alla classifica pieno punteggio si è infatti chiuso per 6-1. Le amaranto adesso cercheranno il pronto riscatto contro l'Orobica Bergamo al Comunale domenica 6 ottobre. Che sarà sicuramente pronta e quindi dovremo essere più pronti noi anche mentalmente per affrontare questa gara. Sicuramente oggi è una sconfitta pesante, una sconfitta dove mi prendo io le responsabilità, però dobbiamo cercare più di essere
squadra anche nei momenti in cui ci può essere un calo di concentrazione o un errore, perché gli errori fanno parte del gioco. Quindi comunque sono comunque contenta io della squadra che abbiamo e quindi non vedo l'ora di partire domenica con la prossima gara. Abbiamo le idee chiare su quello che è e quali sono i nostri obiettivi durante la stagione, e la determinazione è grande, e crediamo fortemente in questo gruppo, in questa squadra, e siamo certi che comunque otterremo quelli che sono gli obiettivi prefissati in questa stagione. E dobbiamo essere a testa alta dopo questa sconfitta e pensare già alla prossima partita, perché sicuramente questo gruppo ha tanto da dare e lo dimostreremo nel tempo. È andata male purtroppo anche la prima di campionato per il basket. La BC Servizi Arezzo è stata costretta alla resa sul parquet della Notes di Siena, della Menzana, con il punteggio di 79-74 per la BC Servizi. L'amarezza di non aver giocato i primi due quarti come è nelle possibilità proprio del quintetto amaranto. Di contro, la SBA deve ripartire dalla seconda parte di gara per preparare al meglio l'esordio casalingo, che è programmato per domenica 6 ottobre alle 18 al Palaestra contro il Dani Basket. Ed infine, questa era l'ultima notizia, vi lascio però con la consueta puntata di Fattore D questa sera nel nostro salotto con la conduzione di Chiara Sadotti. Avremo Veronica Vasarri, presidente dell'Arcigay di Arezzo. Non perdetevi allora questa puntata, buona visione e grazie per l'ascolto. Arrivederci.